Ho tutto o niente. È gara 3 della finale scudetto, ma è come se fosse una finale in gara secca in casa di chi ha vinto la regular season. Recco Brescia, decima finale consecutiva, il derby d'Italia, il classico della pallanuoto tricolore, è qui davanti a voi nello splendido scenario di Punta Sant'Anna. Buonasera gentili telespettatori da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Bostiglione. Telecamere di Rai Sport affidate a Roberto Valdata, il coordinamento giornalistico di Alessandro Gargiulo, a bordo vasca abbiamo Lorenzo Leonarduzzi che avremo modo di seguire e sentire durante la partita. Il Recco attacca da sinistra verso destra nei vostri teleschermi per la palla 2. Francesco Di Fulvio e Jacopo Alesiani, calottina bianca per il Recco, calottina scura per il Brescia. Si gioca per il 34esimo scudetto del Recco o il terzo dei bresciani. Arbitrano il signor Vittorio Frauenfelder della sezione di Salerno e il signor Alessandro Severo della sezione di Roma. Iniziata la partita con il primo sprint per gli Alesiani, con il Recco che è sembrato quasi non voler partecipare a questa prima palla a due, con Di Fulvio che ha rallentato strada facendo. Subito Francesco, probabilmente sarà una gara da pressing asfissiante subito all'inizio partita da entrambe le formazioni. Di Presciutti con Zalanchi sulle spalle, il fallo semplice per il bresciano. Presciutti, mentre Ivovic prende in marcatura Bicari, fermato dall'attacco congiunto Ivovic Di Fulvio, palla che viene recuperata dal lungo e la prima azione del Brescia è vanificata. È un primo telegramma del Recco, pressing molto forte, Ivovic a marcare Bicari che lo spinge molto lontano, arriva il pallone, riesce a controllarlo perfettamente il montenegrino. Adesso il primo attacco del Recco con Di Fulvio che fa filtrare il pallone per il centro boa e c'è l'espulsione di Bapensky in fallo su Younger. Con la prima superiorità della partita affidata alla formazione di casa, con il pallone che gira sul perimetro, Figlioli per Ivovic che cambia lato al mancino Zalanchi, ancora Figlioli, una prima finta, una seconda finta, il tiro ribattuto dalla prima linea difensiva con Presciutti che ha deviato la conclusione. Ha fatto una rotazione verso sinistra con la conclusione che stiamo rivedendo dietro al braccio del suo diretto avversario Pietro Figlioli, ma trova lungo la sua strada il capitano bresciano che impatta la sua conclusione. Tutto esaurito, pubblico, delle grandi occasioni e soprattutto un colpo d'occhio magnifico che Roberto Vallata vi farà conoscere e apprezzare durante la partita, mentre attacca il Brescia con Renzuto che cerca l'uomo ai due metri, Bicari, la deviazione di Figlioli con ancora un'azione, subito palla recuperata dal Recco che blinda la porta di Del Lungo senza far tirare i giocatori bresciani. Il rilancio per il capitano del Recco Ivovic. Scambia con il Maggiaro Zalanchi, il pallone per Aicardi che prova a girarsi e ottiene il fallo da rigore. Il rigore per il Recco, il fallo di Somma alle spalle del centroboa. E non è la prima volta all'interno delle tre gare che il Brescia si fa sorprendere in una situazione di non pressing in zona. Il pallone che cade dal perimetro, lo agguanta il centroboa, in questo momento Aicardi compie una bella rotazione sulle sue spalle di Somma, che deve commettere fallo grave. Ha provato lateralmente a rientrare Cristian Presciutti, ma non è arrivato in tempo. Ed è Ivovic contro il connazionale Tesanovic, così come è accaduto in gara 1. Per il penalty, il tiro dai 5 metri, controllano la posizione Severo e Frauenfelder. Ivovic, la rete del capitano del Recco, vantaggio della squadra di casa, 1-0. Un Recco partito molto determinato, soprattutto in fase difensiva ma anche in attacco, ha trovato l'espulsione e il rigore in tre azioni, praticamente un inizio davvero molto forte, come ha chiesto probabilmente il proprio tecnico Sandro Succno, che finora ha effettuato quasi sempre il pressing. Ora Ivovic esce al suo posto Alessandro Velotto in fase di marcatura su il neo entrato Lasic. Gitto entrato in acqua in questa fase dopo il vantaggio del Recco. Renzuto cerca compagni per il passaggio, trova il vicino Gitto, zona M per il Recco, la traversa colpita da Nicolo Gitto, recupera Zalanchi in rimbalzo. Prima volta in cui si mette in zona M con la conclusione che arriva dal perimetro, ha provato una doppia entrata, probabilmente non si sono capiti i giocatori del Brescia nell'effettuare questo attraversamento e ora attenzione perché è un bellissimo dribbling questo di Francesco Di Fulvio. Con però Presciutti che ha recuperato palla e posizione, con una palla che in realtà è rimasta a metà fra i due dopo il contatto contrasto.
non ha protestato Francesco Di Fulvio e quindi è andato lateralmente Cristian Preciutti dopo che era stato superato dal colpo di gambe. Adesso il fallo invece di Zalanchi per su Dolce, che dovrà rimettere in gioco il pallone dandolo all'indietro per Renzuto. Presciutti apre sul lato destro per Alesiani, ancora Presciutti, la finta, Renzuto, finte ripetute, palla altissima da parte del napoletano, si resta sul punteggio di 1-0, unica rete per ora nei primi tre minuti realizzata su rigore. Forse voleva provare al volo, non c'è riuscito, ha dovuto un po' aggiustarsi la sfera Vincenzo Renzuto Iodice, però forse anche la posizione del corpo leggermente indietro, il pallone è molto alto. Il tiro con Tesanovic che va a bloccare con l'avambraccio la conclusione a pelo d'acqua di Younger, conclusione insidiosissima addosso al corpo del portiere montenegrino. Intanto è entrato in acqua Lasic che ha rilevato Bicari. Dolce marcato da Zalanchi, l'attacco dell'ungherese è falloso, fallo semplice, arriva a rimorchio anche Gitto, scarica su Alesiani, quindi Nicolò Presciutti. Il palleggio ancora sul perimetro del Brescia e conclusione deviata da De Lungo, così è il segnale che danno i due arbitri sulla palla scagliata e abbiamo visto la deviazione del portiere del Recco. Forse sarebbe finita fuori questa conclusione, però non si fida giustamente Marco De Lungo, ora inizio in pressing in questa azione difensiva del Recco, del Brescia. Intanto si incravattano a vicenda Figlioli e Renzuto, ma la palla dalla parte opposta dove tiro di Dolce finisce sul fondo. Cambio volante con Velotto che lascia spazio a Nicolas Presciutti, mentre ancora lamenta un colpo Figlioli nella ripartenza e nel contatto avuto con Renzuto. Due uomini in meno in questo momento per il Recco perché sono ad attraversare la vasca, li vedete in questo momento proprio Figlioli e Nicolas Presciutti che arrivano lentamente, trascorsi 20 secondi nella fase d'attacco della squadra campione d'Europa. Figlioli, palleggio per Nicolas Presciutti, la finta e il tiro che cerca di ingannare Tesanovic con la finta di corpo, palla bloccata dal portiere montenegrino. Un'azione apparente quasi non giocata proprio per il ritardo, il cambio al volo che c'è stato tra i due difensori centrali. Infatti sta andando a cercare Nicolas Presciutti proprio Lasic, nel cambio con Allok trova il serbo adesso in marcatura. Renzuto ha scambiato con Alesiani, si cerca Lasic, c'è il fallo di Nicolas Presciutti che dice di aver toccato il pallone, ma per Frauenfelder invece c'è espulsione per la calottina numero 7 del Recco e quindi è prima superiorità anche per il Brescia. La deviazione volante di Alesiani, ma De Lungo è strepitoso nel bloccare la palla sulla linea di porta. Non è riuscita a dare forza, vediamo il dopo le due finte, non è riuscita a incidere proprio per l'intervento del giocatore Recchellino che era alle sue spalle. Jacopo Alesiani, era buona l'idea nella costruzione di questa prima occasione in 6 contro 5 del Brescia. Posizione e istinto per Marco De Lungo che va a toccare con la punta delle dita e poi prende il pallone mentre dalla parte opposta conclusione di Di Fulvio, alta che sorvola per qualche centimetro la porta di Tesanovic, mentre adesso c'è l'espulsione di Allok. Calottina numero 12 del Recco, dunque seconda superiorità per la squadra bresciana, seconda giocata a uomini in più, ma con la fase di transizione che fa perdere tempo prezioso alla squadra lombarda, mentre Presciutti a tirare ancora De Lungo, non si lascia sorprendere dalla conclusione fintata da una parte e conclusa dall'altra. Eccolo qui, la parata di Marco De Lungo. Non ha avuto granché tempo per poter girare, effettuare qualche rotazione, quindi deve tirare, stava per rientrare il giocatore espulso del Recco. Ora una situazione di 6 contro 5 con Zalanchi che può affondare. Zalanchi si ferma, ritorna su di lui Presciutti, Cristian, il pallone per Aicardi, escono in tre, palla in mano, la recupera Renzuto. Chiaro il segnale di Severo che indica appunto la palla in mano da parte del centroboa Recchellino sul contatto contrasto avuto con i tre difensori bresciani. 1:30 da giocare in questo primo tempo, un solo gol, pensate, ed è su rigore, a testimonianza del grande equilibrio fra queste due formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di Champions e potrebbero incontrarsi proprio nella finalissima di Belgrado. Gitto, Renzuto, il tiro in diagonale, ancora De Lungo, ancora decisivo, gran parata.
Marco Dellungo davvero suntuosa le sue parate in questo avvio del match. Poi è andata a chiudere basso questa occasione davvero insidiosa di Vincenzo Renzuto Iotice, quasi in controtempo, preso il giocatore nativo di Civitavecchia, per anni baluardo del Brescia, passato lo scorso anno proprio nel Recco. Di Fulvio per Zalanchi sul perimetro, Figlioli esce a disturbare Gitto, ancora Di Fulvio, si alza per il tiro e Tesanovic, come Dellungo, non si lascia ingannare dalla finta di corpo e blocca due mani. Anche Tesanovic risponde a suon di parate, a due mani sicuro dietro al braccio del difensore, del suo compagno, portiere montenegrino. Difese sicuramente sugli scudi in questi primi 8 minuti. Alesiani, Presciutti. Ai 2 metri c'è Latic, il pallonetto di Presciutti, ma è lunghissimo, alto, fuori misura. Questa volta viene calibrata la conclusione del capitano delle Brescia, mentre siamo in pratica, le due squadre giocano l'ultima azione di questo primo tempo. Younger per Zalanchi, scappa via Nicolas Presciutti, lo riprende Renzuto, il tiro arriva dal perimetro, termina sul fondo con 2 secondi ancora a disposizione del Brescia. Ovviamente la conclusione dalla distanza di Tesanovic, spinta a pugni chiusi da Marco Dellungo, con il pallone che finisce, ne approfittiamo per dirlo, dalle parti della nazionale di nuoto sincronizzato, che è spettatrice qui alla piscina di Punta Sant'Anna nel suo ritiro in vista del mondiale di Budapest. Sono qui le ragazze che Roberto Valdata ci inquadra una dietro l'altra, anche insieme alle ragazze della nazionale ucraina, anche loro distanza a Savona, qualche rappresentante è venuta qui per godersi lo spettacolo di questa finale scudetto. 1-0, un solo gol e, come si dice nel calcio, da tiro piazzato. Sì, il gol che è scaturito da un ottimo movimento del centroboa del Recco, ovvero di Matteo Aicardi, che ha trovato la difesa sguarnita del Brescia. È successo nelle 3 partite più di una volta, dove si è fatto pescare in una situazione nella quale non ha difeso né in pressing né a zona, e quindi il marcatore, quando è in anticipo, nel momento in cui arriva il pallone, diventa difficile poi riuscire a marcare il centro avversario. Direi un avvio nel quale il Recco ha iniziato le prime azioni di gran carriera con un grande pressing, ha concesso molto poco, con Ivovic che ha tenuto molto distante il centro avversario, Costantin Bicari, e poi pian piano ha riuscito a trovare appunto il gol. Per il resto, conclusione da una parte e dall'altra, con più zona, soprattutto nella seconda parte del primo tempo. C'è grande ovviamente pressione su entrambe le formazioni, e questo primo tempo direi che è un primo tempo abbastanza, diciamo, equilibrato. Appunto, 2 espulsioni che sono avvenute in casa bresciana, con 0 gol e mentre 1 espulsione con nessun gol e il rigore. Quindi, bene o male, al momento è il rigore a far la differenza in una partita che ora entra nel vivo dei 2 tempi centrali. Tanto per dare un dato di riferimento, nelle prime 2 finali, dato il colpo d'occhio che Roberto Maltata ci manda della piscina Antonio Ferro di Punta Sant'Anna, 4 volte il Brescia ha avuto una doppia superiorità numerica, il Recco 1 nel computo delle prime 2 finali, 5 rigori per il Recco contro nessuno del Brescia. Questa sera è arrivato il 6° rigore a favore della formazione campione d'Europa, e questo credo che dimostri anche il diverso tipo di tattica e di gioco delle due squadre, perché il Recco gioca molto a cercare anche l'uomo al centro, che spesso è rapido a girarsi e guadagna il rigore. Di qua invece nel Brescia spesso i 2 centroboa guadagnano espulsioni, perché sono più serviti da con spalle alla porta. Sì, c'è anche ovviamente da dire che bisogna capire anche il modulo difensivo dal quale ovviamente scaturiscono ovviamente le azioni, tant'è che adesso siamo in diretta con il secondo pallone recuperato dal Brescia nello scatto al centro. Rientrato in acqua di somma, mentre adesso finisce nel pozzetto Velotto, fallo su Bicari. In acqua anche Stefano Luongo, che nel primo tempo è rimasto in panchina, si avvicina al tiro di somma e Dellungo ancora una volta, palla sopra la traversa, deviata a 2 mani per il 2 metri d'attacco della squadra bresciana. Ci pensa Vapensky a rimettere in gioco il pallone, lo fa da solo, poi palla a Dolce. Ancora il mancino georgiano, quindi Dolce
canta lui di somma. Il tiro di Dolce ancora del lungo che blocca la conclusione insuperabile, Marco Dellungo. Sono tiri però individuali, si accentra due o tre finte con Dellungo pronto e reattivo nell'andare a respingere il tiro di Vincenzo Dolce. Non c'è costruzione, non c'è una rotazione nel movimento dei pali e alla terza occasione sfumata per il Brescia. Zalanchi per Ibovic, tanto c'è un controfallo fischiato da Icardi, marcato da Gitto. Il rilancio di Tesanovic per Dolce, Luongo, fallo semplice di Zalanchi su Luongo, quindi Dolce, il pressing del Recco porta lontano i giocatori e c'è il controfallo adesso per Bicari nei confronti di Ibovic. Stesso metro di giudizio dei due arbitri nella situazione offensiva. Si è visto chiaramente Ibovic con due braccia alzate, è stato spostato da Costantin Bicari, quindi è dovuto intervenire Alessandro Severo sanzionando il fallo in attacco del canadese. E Cenniche, è entrato in acqua anche il mancino italo argentino, palla ancora De Cenniche, quindi sul perimetro, poi il taglio che prova di gran carriera Nicolas Presciutti, ma c'è l'espulsione per Di Somma ed è il secondo fallo grave per il numero 11 del Brescia, sicuramente una penalità pesante per la squadra lombarda. Sì, un'entrata un po' scomposta, non è andato sul pallone ma direttamente sull'avversario. E qui si chiude bene la difesa sul passaggio alto per Nicolas Presciutti che trova un muro di braccia davanti a lui nel momento in cui vuole girare la palla in porta. Entrambe le squadre non stanno girando il pallone, non stanno dando intensità alla manovra, poco fluida in una situazione di superiorità numerica. C'è molta tensione in acqua, c'è molta, come dire, non dico paura di sbagliare, ma sanno che ogni pallone può essere decisivo. Alesiani all'indietro per Egitto, va a far pressing e Cenniche, c'è il fallo di Cannella nei confronti di Bicari e allora la quarta superiorità a disposizione del Brescia con le finte di Vapensky. Gitto, una prima finta per Alesiani che va a vuoto nel suo salto, palla che gira da Dolce a Luongo sui pali Bicari e Alesiani, ma è coperto Alesiani, allora va al tiro Vapensky ancora del lungo con il braccio sinistro, recupera sulla linea di porta la conclusione del mancino, 0-4 è una per il Brescia. Stretta ma dinamica, aggressiva nel momento in cui arriva la parte finale, la conclusione. I giocatori del Recco fanno buona guardia, ma davvero insuperabile Marco Dellungo in questo avvio cavallo tra il primo e il secondo tempo. 11 minuti, un solo gol in questa finale scudetto e fra l'altro è arrivato appunto dai 5 metri. Controfallo fischiato adesso a Marco Cannella. Giacomo Cannella, pardon, non Marco. Riparte Tesanovic. Dolce. Alesiani. Pallone per Vapensky, ancora Alesiani. Non c'è possibilità di servire il centro, allora lo sguardo a sinistra, poi la finta, il pallonetto e la traversa colpita da Jacopo Alesiani. Con Dellungo che recupera la sfera. Brivido adesso per il portierone della nazionale su questa palombella. Si è sentito chiaramente Sandro Sucno che ha chiamato Cannella, voleva il raddoppio proprio dalla posizione 2, lasciando quindi un po' più di spazio alla conclusione per Alesiani. Mentre viviamo un favoloso tramonto qui a Punta Sant'Anna, c'è il fallo del numero 12 Gitto nei confronti di Allock, l'altro numero 12, superiorità numerica per il Recco, la terza disposizione per le calottine bianche, Zalanchi per Cannella, quindi Ibovic, gira palla, il Recco, le finte ripetute del capitano, il tiro schiacciato sull'acqua, Tesanovic sulla traiettoria, non entrano le superiorità né da una parte né dall'altra, 7 giocate, tutte fallite. Anche qui difesa molto chiusa, molto statica, con tiri assolutamente individuali dal perimetro, tante ne fa di finte Lecca Ivovic, pallone che non rimbalza e viene anticipato dal connazionale Tesanovic. Cannella va a prendersi la marcatura di Vapensky, intanto Luongo avanza, trova il disturbo efficace di Cenniche, il tiro di Luongo che viene deviato proprio da Cenniche.
ben 3 giocatori davanti al lungo, andiamo a rivedere, che tirano su il braccio, davvero un mulo, una selva. E Cenike, ho visto Allock e anche Zalanchi, eccoli qua tutti e tre a murare la calottina numero 10 del Brescia. Ultimi 3 minuti di questo secondo tempo di Fulvio per Zalanchi. Allock al centro, è preso in custodia da Bicari. Di Fulvio si alza per il tiro, deviazione credo proprio di Bicari, se non di Alesiani, prima battuta. Il pallone recuperato ancora dalla Freccia Azzurra, Francesco Di Fulvio, quindi Cannella. Il tiro schiacciato sull'acqua, palla sul fondo. Troppo precipitosa questa conclusione di Cannella, dopo aver recuperato poi un solo 20 secondi di possesso dopo il tiro di Di Fulvio. Provato un tiro no look, senza guardare, schiacciando troppo il pallone sull'acqua. Avanza il Brescia mentre c'è il fallo in attacco fischiato a Vapensky nei confronti di Francesco Di Fulvio. Sta giocando adesso senza centroboa, Sandro Bovo l'ha fatto proprio nel quarto tempo quando è riuscito a recuperare quei 2 gol di svantaggio, non fornendo in pratica punti di riferimento alla difesa del Re. E soprattutto togliendo Lekajlovic dalla fase difensiva. Fallo di Dolce adesso, che sbraccia e smanaccia sul volto di Zalanchi, quindi espulsione e ancora la superiorità. La quarta disposizione del Recco. Zalanchi entra nei 2 metri, palla fuori per Di Fulvio e Cenike, una prima finta che mette a sedere mezza difesa, ancora Di Fulvio. 2, 3, 4 finte, il tiro ribattuto dalla difesa del Brescia, palla che ricade alle parti di Cannella, altri 20 secondi con Francesco Di Fulvio, si torna in parità numerica. Zalanchi. Al suo fianco c'è Cenike, ma la palla al centro dove riesce in qualche modo la difesa con Cristian Presciutti a sottrarre il pallone ad Allock. Allock al suo secondo fallo grave, adesso in fase di proprio ripartenza. Strappa su Cristian Presciutti e c'è la quinta superiorità per il Brescia. Pallone a lungo, attaccato da Cenike. Dolce, Vapensky. Ancora Dolce, finte ripetute per il tocco sotto misura di Bicari, palla sul fondo, non si segna in questa partita, ma attenzione al fallo in ripartenza di Cannella su Dolce. Allora possesso palla invertito con il Brescia che ha a disposizione altri 30 secondi in attacco. Nell'ultima superiorità numerica non è stato dato il tempo a Bicari, che era entrato all'interno dei 2 metri quando dalla posizione 1 era entrato all'interno degli stessi, quindi non è riuscito a uscire, ha provato una deviazione volante non trovando la porta avversaria. Il pressing del Recco sui portatori di palla del Brescia non si lascia respirare e soprattutto non si lascia ragionare chi ha il possesso del pallone. Dolce per Presciutti, Cristian filtra il pallone, non lo aggancia Bicari, la palla rimbalza sull'acqua, preda di Nicolas Presciutti. Abbastanza ingiocabile questo pallone che scivola, schizza davanti al canadese, quindi non può afferrare la sfera. Ultimo minuto di questo secondo tempo in cui non si è segnato. E Cenike, Nicolas Presciutti avanza, cerca un pallonetto per Aicardi, che riesce anche lui a indirizzare il pallone in parabola e Tesanović ci arriva con il braccio di richiamo. Ha pensato, ha ipotizzato più che altro Aicardi, che il portiere montenegrino fosse uscito dalla porta, invece è rimasto lì trovandosi il pallone tra le mani. Beh, bel passaggio e ottima l'intuizione poi di Aicardi sotto porta. Alesiani entra fino ai 2 metri, poi si ferma. Bicari dalla distanza, lo attaccano in 2, Zalanchi e Icardi. Costantin Bicari, il tiro e pallone respinto, parato ancora da Del Lungo. Mentre intanto l'arbitro Severo fa accenno alle 2 calottine numero 6 che ha visto tutto. Confronto ravvicinato fra Vapensky e Cannella e lamenta la peggio il giocatore italiano del Recco. E Cenike. Tentativo di anticipo di Alesiani fallito, allora può andare al tiro ed è gol di Francesco Di Fulvio che va a segnare nell'alzo e tiro, ma non è convalidato il gol perché c'è l'espulsione del numero 2 del Recco per strattonata su Jacopo Alesiani. E finisce qui la prima parte di gara, allora si va sul riposo, cambio vasca sul punteggio di 1-0 per il Recco, rete di Jovic su rigore.
linea alla regia di Roma. Bentornati gentili telespettatori alla piscina Antonio Ferro di Punta Sant'Anna qui a Recco, 1-0 per il Recco in gara 3 della finale scudetto. Un gol in 16 minuti, ma è un rigore quello che ha sbloccato e tiene in precario equilibrio il punteggio. Non si segna né a uomini pari né in superiorità numerica in questa sfida. Sì, è davvero tanto equilibrio e anche davvero entrambi i portieri, Marco Dellungo e Petar Tesanov, ci stanno davvero esaltandosi sulle conclusioni che arrivano dal perimetro. Devo dire che in superiorità numerica non c'è questa grande preparazione, non c'è quell'intensità, quei movimenti, cercare la controgiocata, il movimento dai pali, c'è molta precipitazione, tiri piuttosto individuali con difese strette che poi vanno al salto nel momento finale andando a chiudere molto bene tutti gli spazi. È tutto pronto per l'inizio del terzo tempo della seconda parte di gara con il Recco, calottina bianca che attaccherà da destra verso sinistra nei vostri teleschermi. Abbiamo visto fra l'altro sugli spalti, oltre al CT Campagna, il direttore del settore tecnico Fabio Conti, c'è anche tutto lo stato maggiore del GUG con Petronilli Maggiolo, c'è il vice CT Amedeo Pemiglio, c'è il cavalier Lonzi, ma c'è anche il tecnico Daniele Bettini di Trieste con la figlia neocampionessa d'Italia Daphne. E ricordiamo che il delegato di quest'oggi è Maurizio De Chiara. Ovviamente c'è anche il vicepresidente Teresa Frassinetti, alla quale facciamo i nostri auguri anche per la recente seconda gravidanza, il secondo bambino. Lo sprint del Brescia che va a prendersi il primo pallone con la superiorità numerica, che può giocare per effetto dell'espulsione di Fulvio alla fine del secondo tempo. La sesta opportunità per la squadra lombarda con Luongo che attacca, Presciutti che allarga il gioco, Vapensky, il passaggio bloccato da Cannella alle ortiche. Anche questa superiorità, passaggio, non solo del Brescia ma di tutta la partita. Sì, passaggio corto, ben posizionato Cannella sulla diagonale del passaggio, anche qui palla al centro, non c'è appunto l'intensità di cui parlavo in precedenza,
Ora è lo stesso Mancino Vapeschi portato al centro da Younger. Ivovic, una prima finta, la seconda per far passare il pallone al centro. E viene giudicato regolare il contatto Vapeschi-Younger, mentre viene mandato nel pozzetto Cannella per interferenza su Alesiani, con il pallone che qui davanti ai nostri occhi sembrava invece più a favore del Recco, mentre dalla parte opposta gioca la settima superiorità la squadra bresciana con Renzuto. Vapeschi che apre sul lato sinistro dove c'è Cristian Presciutti. Il tiro schiacciato da parte di Alesiani, con la palla recuperata ancora dalla difesa del Brescia. Ancora una conclusione, direi, un po' moscia. Poi il tiro dalla posizione 1, passa dietro il braccio del difensore ma trova Marco Dellungo. Va a tirare un destro, lì dovrebbe esserci il Mancino, dovrebbe esserci Vapeschi. Invece va a provare questa conclusione che non trova buon gioco. 0 su 7, inizia a essere un dato certamente pesante per il Brescia in superiorità. Ivovic. E intanto il passaggio è lungo per Di Fulvio, coperto da Alesiani. L'uscita di Tesanovic chiude i conti su questa parabola, passaggio del capitano del Recco. 0 su 7 per il Brescia, 0 su 4 per il Recco in superiorità numerica. Pallone ancora nelle mani di Tesanovic. Se ne sono dati 15 secondi con il possesso del pallone tra le mani del montenegrino. Pallo sul lungo da parte di Figlioli. Alesiani. Pallone nell'angolo per Di Somma che è rientrato, la conclusione in diagonale a due mani, va a deviare Dellungo ed è lui stesso a prendersi il pallone vacante. Sono anche molto distanti i giocatori a meno del Brescia in questa occasione, non riescono a dare profondità all'azione, soprattutto il Recco lascia un giocatore di mano destra dal lato cattivo a tirare molto defilato dalla porta di Dellungo. Parabola di Younger a cercare Ivovic, motore e regia di questa formazione. Il tiro deviato in prima battuta da Vapeschi. Palla alzata. Anche qui tre giocatori del Brescia, molta attenzione in fase difensiva sul tiro da oltre 6 metri. Anche Renzuto, Vapeschi e lo stesso Luongo in traiettoria. Uno dei tre sicuramente ha preso la sfera. Eccolo il Mancino georgiano di scuola slava, Renzuto, mentre c'è un fallo in attacco adesso per il numero 11 Di Somma. Vedo anche tanti cambi volanti, ci segna poco, siamo a gara 3, quindi è chiaro la stanchezza delle tre partite e poi la povertà dei gol, sembra quasi una partita di calcio. Non si segna poco, non si segna proprio qui. Ecenike. Zalanchi. Il fallo di Renzuto su Younger. L'espulsione, la trattenuta del costume sott'acqua indica e mima Alessandro Severo e la superiorità numero 5 per il Recco guadagnata dall'australiano. Di Fulvio arriva a fine 2 metri, entra anche dentro la zona rossa per consentire ai compagni l'appoggio sul palo e invece poi il pallone ancora sul perimetro. Ecenike, una prima finta e poi è costretto a cambiare palla. Di Fulvio troppo lungo, il passaggio a cercare Younger sul secondo palo, a buon gioco qui la difesa del Brescia. L'idea non era male, ma il passaggio è assolutamente ingiocabile. Quando anche ci fosse stata una trattenuta, l'arbitro non può intervenire proprio perché il passaggio è fuori misura. Presciutti per Vapeschi, tenta il dribbling, forse riesce a metà, c'è il fallo semplice compiuto da Ivovic. Ricomincia il Brescia sul perimetro, Alesiani. Prova a farsi vedere Di Somma ai 2 metri, marcato da Figlioli, Presciutti vorrebbe servirlo, ma poi va al tiro addosso al corpo e para Dellungo, ancora un'ottima parata del portiere del Recco, conclusione bloccata. E adesso stiamo assistendo a dei meri trasferimenti da una parte e dall'altra. Con sicuramente un ritmo che è calato in virtù proprio della stanchezza, dovuta al fatto che non ci sono pause. Non ci sono gol e quindi non ci sono momenti per rifiatare. E ora non c'è neanche il centro in casa Recchelina, un po' come ha fatto Sandro Bovo, anche Sandro Succno. Non mette un giocatore sui 2 metri, palla al centro, si chiude la gabbia con ben 3 giocatori su Younger, che gioca un po' come falso 9. Anche 4 sono andati a chiudere a mo' di ragnatela, di ragno sul giocatore australiano. Semicerchio scomposto adesso quello che ha provato a formare il Brescia, mancano una
manciata di secondi alla fine dell'azione, ancora un passaggio intercettato di Piglioli su Presciutti e time out chiamato dalla panchina del Recco a 11 minuti dalla conclusione di questa finale. E quel che è incredibile, Francesco, 16 più 5, 21 minuti di gioco, un solo gol ed è arrivato dai 5 metri. Sì, ancora davvero incredibile, forse difficilmente ricordo una partita se non quella magari degli anni un po' andati nel pallanuoto, che con una povertà di gol è veramente una miseria davvero incredibile. Stiamo rivedendo appunto tante occasioni che però non sono state così degne di nota, anche queste conclusioni, molte imprecisioni, tiri anche piuttosto centrali come anche questo di Presciutti. E ora Sandro Succhero spende la prima interruzione tecnica, ne hanno due a disposizione i commissari tecnici ovviamente sulle proprie panchine, ma soprattutto per dare un cambio, probabilmente ci sarà all'interno uno dei due centri, infatti vedo Matteo Aicardi che si sta avvicinando ai due metri, cerca di avere maggiore profondità nell'azione con Gitto che è gravato di un solo fallo grave, a rischio definitiva al momento soltanto due giocatori, anzi tre giocatori, Cannella e Allock in casa Recchelina e Edoardo Di Somma nel Brescia. E allora il time out consente a Succhero e alla squadra del Recco di posizionarsi già sul semicerchio offensivo per avere tutti e 30 i secondi a disposizione di gioco per questa azione. 3 minuti e 10 all'ultimo intervallo, punteggio sempre 1-0 per il Recco. Di Fulvio, Cannella fermato da Presciutti, ancora Di Fulvio costretto al cambio mano, trattenute fra Renzuto e Zalanchi. E Cenike prova un dribbling su Bicari, esce quindi una conclusione disturbata per effetto del colpo sull'avambraccio del canadese su Ecenike. È arrivato il pallone in posizione 1 con Ecenike che ha visto il portiere Desanovic uscire su Aicardi e ha provato a tirare in porta, ma Bicari gli ha toccato il braccio al momento della conclusione. Finta di Gitto, pallone a Renzuto in posizione 2, Gitto finta ancora un passaggio al centro, quasi impossibile servire Lasic, marcatissimo da Nicola Presciutti, la conclusione di Renzuto, trova sempre reattivo, pronto fra i pali Marco Dellungo, e qui rivediamo la deviazione del portiere del Recco, 2 metri, 20 secondi ancora per la squadra bresciana. E lo aiuti Gitto, e poi vai ai 2 metri Gitto. Con Sandro Bovo che chiede a Gitto di andare ad affiancare Lasic ai 2 metri, Renzuto. Ancora Gitto, una finta. Sul perimetro gira il pallone, c'è un fallo adesso fischiato in casa Recchelina, espulso Ivovic, dunque superiorità numerica numero 8 per il Brescia. Cristian Presciutti. Palla sull'esterno, Renzuto, Gitto, finte ripetute, non c'è il tiro, ma poi quando arriva viene ribattuto, recupera palla ancora il Recco, altri 20 secondi, ancora parziale superiorità numerica. Infine arriva la conclusione in diagonale di Dolce e palla che viene deviata sul fondo. Si resta sul punteggio di 1-0. Almeno questa superiorità numerica ha provato il Brescia a trovare sia il palo ma anche poi la conclusione dal perimetro, che arriva anche con un pizzico di fortuna, con Dolce che strozza troppo, chiude troppo l'angolazione di porta. Zalanchi per Figlioli. Mentre qui c'è l'espulsione di Renzuto, fallo su Aicardi, superiorità numerica per il Recco. Intanto Severo chiede e manda a sé il pallone. Manda il pallone da Frauenfelder perché non era chiaro forse l'espulsione. L'espulsione di Vincenzo Renzuto Iodice. E adesso viene fatto accomodare nel pozzetto. Mentre c'erano state scintille fra Gitto e Figlioli, adesso hanno cambiato posizione Figlioli stesso con Zalanchi, lasciando l'ungherese in posizione 1, quella prediletta dal mancino. Figlioli, ancora Di Fulvio, cerca con lo sguardo Aicardi, Figlioli prova a caricare per il suo destro, ma il passaggio per Aicardi è troppo teso, troppo veloce. Non c'è tempo per il centrocampo di alzarsi e deviare. No, ma anche perché non era nella posizione corretta per poter essere servito. Aspettava il pallone nella posizione 1 Matteo Aicardi.
Infatti Sukno si arrabbia non poco per questo passaggio. Vicari al centro, guadagna un'espulsione Lazic, fuori Zalanchi, uomo in più, time out chiamato da Sandro Bovo. Ad un minuto dal termine del terzo tempo sul punteggio di 1-0, perché è incredibile, signori. Qui al Punta Sant'Anna non si segna, non si va in gol. Pensate, 25 reti in gara 2, 17 in gara 1. E qui, dopo 23 minuti di gioco, una sola rete e non in fase di gioco in movimento, ma semplicemente un tiro dai 5 metri dopo un minuto e 45 minuti, 1:45 del primo tempo. Poca lucidità nell'ultima occasione in 6 contro 5 per il Recco, che non è riuscito a trovare probabilmente nel triangolo di destra dove voleva trovare appunto l'opportunità, mentre qui vediamo la conclusione di qualche azione fa di Vincenzo Renzuto Iodice, e questa è invece ancora una superiorità numerica non realizzata, ma ne avrà ancora un'altra a disposizione. Questa è l'ultima del Brescia, e ora, dopo il time out che pareggia i conti, Sandro Bovo con il collega Sukno. Un time out per parte, ultimo minuto del terzo tempo. Luongo prova a farsi vedere, Presciutti ai due metri, marcato da Younger, Bapensky, la finta, il tiro e conclusione frenata dal braccio di Ivovic. Ancora una volta il capitano del Recco è lui a chiamare il movimento difensivo e a impattare sul pallone del mancino Giorgiano. Ed è proprio Ivovic a rilanciare l'azione del Recco. Attenzione a De Ceniche, libero per andare a concludere, e arriva il 2-0 del Recco, un gol che è quanto mai pesante nell'economia di questa sfida, proprio perché non si segna, e questo è il primo gol vero della partita. 2-0 per il Recco. Da una situazione di superiorità numerica per il Brescia è partita una controfuga incredibile, non è stato dato il pallone a Francesco Di Fulvio, che è stato almeno con 3-4 metri di vantaggio, pallone che è stazionato nelle mani di Marco Dellungo, poi è arrivato al rimorchio il Cialo e Ceniche, erano arrivati in parità numerica, ha provato a scalare generosamente Stefano Luongo, non arrivando sul braccio del nazionale italiano, che segna un gol pesantissimo in parità numerica. Il break dunque della partita arriva per mano del Recco nella penultima azione del terzo tempo. Dolce, Presciutti, ancora Dolce, l'attacco del Brescia per chiudere la terza frazione di gioco. Il pallone non arriva, o con molta difficoltà arriva dalle parti di Vicari. 3 secondi ancora, proverà a dare al tiro direttamente, lo fa ma viene marcato stretto, ma soprattutto conclude da dove non avrebbe potuto farlo, cioè all'interno dei 5 metri. Infatti Vittorio Farwenfelder sta proprio mimando all'incoldito all'interno dei 6 metri, quindi non c'era la possibilità di poter andare a concludere per Vicari. Chiama immediatamente il fallo in attacco al canadese e si chiude la terza frazione di gioco, dove si torna a segnare dopo il rigore di Ivovic alla notte nei tempi. 24 minuti di gioco, 2-0 per il Recco, mai avuto il foglio bianco in tutti questi anni in termini di segnature. A volte si faceva fatica a farle entrare tutte nello stesso foglio, oggi siamo appena alla seconda riga. Il confronto adesso fra Sukno e i suoi ragazzi e fra Bovo e i giocatori del Brescia è in palio lo scudetto 2022 con la squadra bresciana, che lo scorso anno vinse 3-1 la serie finale. Quest'anno è al meglio delle tre per la compressione dei calendari. Ricordiamo che il 2 giugno prossimo a Belgrado inizierà la Final Eight di Champions League, con le due squadre ancora protagoniste che partono dalle migliori posizioni del tabellone, avendo vinto entrambe il proprio raggruppamento, e quindi ipoteticamente destinate a raggiungere la finale e comunque a incontrarsi solo in quel caso, solo all'ultimo atto della Final Eight. Squadre comunque che hanno dato tanto, hanno nuotato tanto con così pochi gol, davvero un dispendio di energie notevole. Intanto stiamo rivedendo, grazie a Roberto Valdata, la splendida conclusione di Cialo e Ceniche, che si aggiusta la sfera
va subito in posizione da orizzontale a verticale, trova una conclusione sotto le braccia di Tesanović, che subisce il primo gol in parità numerica e sotto il primo gol che non sia un rigore del match. Giocate in tutto 15 superiorità numeriche nella sfida, 6 il Recco, 9 il Brescia, nessun avversario. E allora sta per iniziare l'ultimo segmento, l'ultima frazione di questa partita. Alesiani e Figlioli per il primo pallone del quarto tempo, calottina blu per il Brescia, calottina bianca per i padroni di casa. Per questo primo pallone agli ordini di Frauenfelder e Severo inizia l'ultimo tempo, l'ultimo segmento di partita. Figlioli a prendersi il primo pallone, per la prima volta il Recco si impadronisce della sfera nello sprint. Sale Ivovic, palla affidata proprio a Pietro Figlioli. Prova a farsi vedere a Icardi, che non riesce a sfondare la linea dei 5 metri, frenato e fermato da Dolce. Mentre adesso c'è l'espulsione di Alesiani, Younger attacca, palla a Cannella, superiorità per il Recco, frena l'ex bresciano, palla che gira adesso per la formazione recchelina. Cannella ancora nell'angolo, palla fuori per Figlioli, quindi Younger, ancora Zalanchi, finte ripetute e arriva il terzo gol della partita ed è anche in superiorità numerica. 3-0, super break del Recco. E questa è la prima azione in 6 contro 5 che il Recco gioca con calma, con pazienza, con una rotazione omogenea, sfila il palo, ha più di un tempo per poter andare a concludere il mancino Gergo Zalanchi, che da quel lato diventa davvero micidiale, sbraccia e trova un gol al rimbalzo, il primo che arriva nel fondamentale della superiorità numerica. E sono passati davvero tanti minuti, 7:30 ne mancano alla conclusione. Rinzuto, vediamo che tipo di reazione avrà il Brescia, che ha preso in realtà un gol, due gol nell'ultimo minuto di gioco effettivo a cavallo fra terzo e quarto tempo. Chiude tutti i varchi il Recco in fase difensiva, Luongo non trova spazio, marcato da Zalanchi, pallone sul perimetro a Renzuto, quindi è Dolce a caricare il braccio, a fintare più volte, ancora Renzuto, perde la sfera per qualche istante. Dolce, il primo tiro è ancora Dellungo, strepitoso, urla come un leone Marco Dellungo, che mantiene la porta imbattuta al 25esimo minuto. Tanto un cambio al volo, Nicolas Presciutti ha preso un dito nell'occhio, se non ho visto male, da Edoardo Di Somma, e quindi chiede il cambio al volo, entra Francesco Di Fulvio al suo posto. Younger, altro elemento a volte dal gioco oscuro ma preziosissimo nella squadra del Recco. Cannella per Zalanchi, tenta l'anticipo Luongo, poi va a cercare di disturbarlo, pallone direttamente sul fondo. Tesanović al rilancio. Recco che sta giocando senza il centroboa e quindi è dovuto andare a concludere, ha provato subito a rientrare la difesa recchelina proprio per evitare di esporsi alla controfuga. Bicari, finte di Bicari, poi pallone sulla sua sinistra a Renzuto, ancora il canadese, zona M per il Recco, finte di Bicari e palla che viene deviata credo sul fondo, intanto c'è anche l'espulsione di Di Fulvio e quindi 20 secondi di possesso in superiorità per la squadra del Brescia. Decima opportunità, Vapensky, Dolce, Renzuto, il tiro, palo, gol, arriva il primo gol del Brescia, lo realizza Vincenzo Renzuto in superiorità numerica, accorcia le distanze, 3-1 il punteggio a 6 minuti dalla fine. Riesce a tirare sopra la testa, lo andiamo a rivedere, del Cialo e Cenic, e trovare quell'angolo libero e scoperto. Vincenzo Renzuto che avanza molto bene di gambe, mantiene la verticalizzazione e trova il gol con Bovo che dà indicazioni. 6 minuti e 2 gol da recuperare per il Brescia, mentre il Recco fa rientrare, vediamo, sì, il centro, uno dei due centroboa, e l'americano Allock pronto a rimettere il pallone in gioco e andare sulla posizione dei 2 metri. Io credo che Marco Dellungo abbia stabilito un record questa sera, perché in una finale scudetto difendere la porta e tenerla imbattuta per 26 minuti, credo che sia difficile ritrovarlo come precedente
in una gara che conta il titolo italiano. Intanto il fallo di Gitto in fase difensiva su Allock, il 12 contro il 12, il fallo è proprio del difensore bresciano, ottava superiorità con Echenique e Younger a scambiare il pallone, quindi l'altro mancino Zalanchi sui pali Presciutti ed Allock, le finte di Younger, quindi Echenique, l'australiano attaccato da Presciutti, perde palla di Fulvio e allora la va a recuperare Renzuto con l'errore di passaggio che ha vanificato questa azione d'attacco del Recco. Traffico adesso a metà vasca mentre il pallone è ancora sulla tre quarti del Brescia a cercare in avanti Cristian Presciutti e c'è il fallo da espulsione di Younger. Superiorità numerica con adesso Stefano Luongo che gira palla sul lato opposto, Vapensky, Renzuto, una prima finta, la seconda, conclusione centrale e non ha alcuna difficoltà a bloccare questa facile conclusione Marco Dellungo. Non tira al volo ma aspetta un paio di finte dopo aver ricevuto l'appoggio dalla posizione 1 Vincenzo Renzuto Iodice. E ora un leggero vantaggio, diventa un 4 contro 3 per il Recco. Nicolas Presciutti, pallonetto e gol! Strepitoso, così come aveva provato più volte in allenamento. 4 a 1 per il Recco e sicuramente difesa del Brescia che si è aperta per consentire, guardate, una giocata quasi uno contro uno contro Tesanovic. Non è la prima volta che dopo una situazione di superiorità numerica del Brescia la stessa squadra di Povo subisca un contrattacco come è stata quella del Ciano e Cenique. Ora è diventata da un 6 contro 5 a un 5 contro 4, un 4 contro 3 in prima linea dove ha tempo di poter entrare con le gambe, fare delle grandi finte, tirar fuori Tesanovic dalla porta e superarlo con una splendida parabola, secondo gol in parità numerica. Ovviamente in questa gara i gol in 6 contro 6 hanno un peso specifico notevolmente maggiore rispetto alle altre. Dolce, Gitto, va all'arrembaggio adesso il Brescia perché a 4 e mezzo dalla fine può solo attaccare a testa bassa per cercare di recuperare Di Somma, ancora Dolce per Edoardo Di Somma, filtra il pallone al centro, non c'è fallo secondo gli arbitri su Lasic, allora riparte la squadra recchelina con Dellungo che invita ad avanzare Ivovic, anzi Echenique che riceve palla in questo momento. E ora il pressing a tutta vasca, giustamente degli uomini di Bovo, il tempo deve essere interrotto quanto prima, bisogna recuperare ovviamente il pallone, invece gestisce l'attacco tutti i 30 secondi la squadra di Sandro Sukno. Andrà al tiro Echenique, para Tesanovic allungando la mano destra mentre il confronto è serrato ai due metri fra Cristian Presciutti e Matteo Aicardi, amici, compagni di nazionale, avversari come non mai in queste sfide scudetto. Tesanovic, il rilancio subito per il capitano del Brescia Cristian Presciutti, lo accompagna sul perimetro Luongo che riceve, Lasic ai due metri marcato da Nicolas Presciutti, ancora Cristian Presciutti, c'è il fallo in attacco per il numero, fallo in difesa per il numero 7 Nicolas Presciutti e superiorità numerica per la squadra lombarda. Luongo, Dolce sul perimetro, Presciutti ancora Luongo, il tiro ancora una volta un braccio recchelino credo di Figlioli a respingere una conclusione, ma di fatto alla base c'è una preparazione un po' troppo prevedibile. Sì, con delle rotazioni sulle quali il Recco va in anticipo e riesce soprattutto dai due giocatori esterni a trovare l'intercetto. Intanto aumentano i contatti ma c'è il gol di Francesco Di Fulvio che zittisce anche le proteste del Brescia che aveva a che dire per un confronto serrato fra Luongo e Figlioli. 5 a 1 per il Recco, Francesco Di Fulvio allunga le distanze e avvicina il Recco al 34esimo scudetto. Alzo e tiro e con le gambe e soprattutto la qualità da parte di Francesco Di Fulvio che scavalca il braccio dell'avversario e trova una bellissima conclusione che coniuga perfettamente
potenza e precisione. Terzo gol in parità numerica per il Recco. Luongo di Somma, ancora Luongo, una prima finta, non c'è passaggio al centro, la preferisce ancora scaricare lateralmente, tenta lo sfondamento di Somma con il pallone in mano e adesso riceve anche un colpo sul viso da parte di Figlioli, addirittura Bovo arriva fino alla panchina opposta per protestare con Frauenfelder per quel che è accaduto in precedenza, possiamo probabilmente rivederlo, ma ancora ci sono proteste in corso, cartellino giallo da parte di Frauenfelder, ha il suo bel da fare Enrico Oliva per frenare la propria panchina e riportarla in ordine verso, e mentre qui rivediamo, eccolo qui il contatto tra Figlioli e Di Somma per il quale protesta la squadra bresciana. Sicuramente un contatto molto ruvido di Figlioli, ha cercato il dribbling, si è opposto, è nato di gambe e comunque ha interferito Figlioli anche dopo essere stato espulso, per questo Frauenfeld ha comandato il rigore, il tiro dai 5 metri per la squadra bresciana. L'arbitro severo, eccolo qui, rivediamo ancora le immagini. C'è una mano praticamente che va a prendere la testa di Di Somma, chiedono addirittura la brutalità la panchina delle Brescia, secondo il tuo avviso? Figlioli ha continuato a giocare, quindi il fallo da rigore è corretto perché dopo l'espulsione non può assolutamente più interferire nel gioco. Certamente c'è questa mano, non sembra, almeno dal replay, un colpo, sembra comunque una mano che va sulla testa di Di Somma. Magari chiederei a Roberto Valdata di rimandarcelo. Mentre adesso gli arbitri cercano di calmare le due panchine, rivediamo ancora una volta. Qui c'è l'espulsione e poi eccola qua, la mano sulla faccia dell'avversario. Con Luongo che poi va a calmare Edoardo Di Somma che stava per reagire proprio a questo colpo ricevuto. Il penalty per il Brescia a 2:20 dalla fine. Sarà proprio Edoardo Di Somma a batterlo. Di Somma contro Del Lungo. Di Somma e spiazza Del Lungo, 5-2 il punteggio, torna a meno 3 il Brescia a 140 secondi dalla fine. Edoardo Di Somma molto freddo, si sposta leggermente con la spalla, rivediamo, va verso sinistra anche con le gambe e gira il polso dalla parte opposta, lo rivediamo. Impeccabile la sua finalizzazione. Si sono accesi gli animi anche troppo in questi ultimi secondi. Adesso saranno 2 minuti e 20 difficili da dirigere per Frauenfelder e Severo. Se non avranno mano ferma e pugno duro, eventualmente nel punire situazioni al limite. E Cenike. Palla libera a Younger che entra nei 2 metri. C'è spazio per attaccare per l'australiano. Tesanovic chiude il primo palo, Younger arriva Allock a cercare la deviazione sotto misura. Intanto c'è l'espulsione per Francesco Di Fulvio, impegnato nel confronto con Alesiani. Interferenza e impeding da parte di Di Fulvio, che non è d'accordo ovviamente con la scelta arbitrale, probabilmente sperava nel contrario, nel possesso palla, e attacca con un uomo in più il Brescia. Il tiro schiacciato troppo sull'acqua ancora da Di Somma, che cerca di, con la potenza, di andare al di là della tecnica, ma la sua conclusione schizza in maniera abissale oltre la traversa di Del Lungo. Situazioni di questo genere bisogna andare ad affrettare, però un minimo di preparazione deve essere posta in essere. Intanto per Francesco Di Fulvio è fine del match, suo terzo fallo grave. Allora zona M in questo 1:18, anche Alessandro Bovo chiede il pressing sotto la nostra postazione. Mentre
Il Recco gioca al limite dei 30 secondi per far passare tutto il tempo a disposizione, divisi in due squadre da tre gol a un minuto e qualche spicciolo alla fine della partita, alla fine di questa finale scudetto. Di Somma. Dolce. Il tiro affrettato, immediato, parato senza problemi da Marco Dellungo, che invita la folla della di Punta Sant'Anna ad esultare in questo ultimo minuto con tre gol di vantaggio. Il Recco è più che mai vicino al suo 34esimo scudetto, riprendendo e riannodando una storia con il tricolore, interrotta solo lo scorso anno nel 2021 con la vittoria del Brescia dopo 14 titoli consecutivi. Alesiani ha recuperato palla, la lascia Di Somma. Cominciano a festeggiare anche in panchina del Recco Tommaso Negri e Francesco Di Fulvio. Il tiro bloccato da Dellungo, ancora Cristian Presciutti, e allora è la resa del Brescia su questa ultima parata che ha avuto in questa sfida Marco Dellungo, un impatto incredibile, un personaggio straordinario, una gara fenomenale da parte del portiere della nazionale, che ha preso solo due gol in questa partita, uno sul rigore quando probabilmente non contava più nulla, e il primo dopo 26 minuti di gioco, io direi quasi un record. Il Recco è campione d'Italia 2021-2022. E direi una partita meritata assolutamente, la vittoria del Recco, che ha davvero concesso pochissimo all'attacco del Brescia, che è parso contratto, e quando è riuscito poi ad andare a trovare quel doppio vantaggio è andato un po' più in tranquillità, in fiducia, la squadra di Sandro Sucno, che legittima questa vittoria soprattutto all'interno anche della gara stessa, conducendo dall'inizio alla fine. Questa sera abbiamo Sandro Sucno al microfono di Lorenzo Leonarducci. Eccolo qui l'abbraccio con il presidente, i complimenti. Sandro, una partita tesissima, si è segnato pochissimo, la palla pesava tantissimo. Sì, una vera finale, sembrava calcio, ma siamo riusciti a tenere gioco sotto controllo e penso che ha vinto la squadra più brava oggi, ma comunque era una finale molto interessante e spero che rifacciamo a Belgrado di nuovo finale. Ecco, questa vittoria proprio in ottica Champions League, quanta fiducia vi può dare? Ma certo, a tutti noi, perché dall'inizio stagione lavoriamo alla grande, tutti i ragazzi, e quegli ultimi 10 giorni, 2 settimane quasi sempre decidono, soprattutto quando fai parte della Pro Recco, perché tutti aspettano che noi vinciamo, ma comunque siamo riusciti a tenere testa fredda e abbiamo vinto, ma abbiamo ancora tanta fame. Senti, quest'anno li avete battuti quasi sempre, solo in gara 2 avete dovuto cedere le armi, è la giusta conclusione di una stagione che vi ha visto sempre davanti. Ma comunque posso dire una cosa che sembra strana, ma abbiamo fatto miglior partita dell'anno a Brescia, squadra 2 abbiamo perso, ma non c'entro in dettagli. Come l'avevi preparata questa partita, cioè con le difese così protagoniste da difendere e attaccare subito, perché si è segnato così poco? Ma oggi abbiamo trovato un equilibrio tra pressing e zona, e Marco in porta è stato alla grande tutta la partita, ha chiuso la porta, e poi anche noi abbiamo segnato poco, ma comunque abbiamo tenuto la partita sotto controllo. Complimenti ai ragazzi e tutti. 26 minuti senza subire un gol è quasi un record per Marco. Ah sì, continuiamo così. Va benissimo, grazie a te Dario. Grazie Lorenzo, ti sguinzagliamo sul bordo vasca alla ricerca ovviamente di protagonisti, festeggianti o meno, perché ovviamente c'è chi in questo momento ovviamente non ha da poter festeggiare il titolo. Sicuramente il Recco ha controllato meglio sicuramente la gara, mentre il Brescia in alcune situazioni non è riuscito a farlo, soprattutto nel momento in cui è andato anche in superiorità numerica, ha subito due ripartenze con i due gol di Nicolas Presciutti ed Echenique, che sono stati determinanti poi anche nell'ottica della sfida, ma anche il gol di Francesco Di Fulvio. 3 gol su 5
della formazione di Sandro Zuccaro sono arrivati in parità numerica proprio per quel non quell'imperfetto controllo che ha avuto la squadra invece di Sandro Bovo. E allora siamo con il protagonista numero uno di questa sfida, a te Lorenzo. Ed eccoci qui con Marco Del Longo. Una gara incredibile, io parto da un dato, 26 minuti senza subire un gol, se non è record è poco ci manca, è valso lo scudetto la tua prestazione. È un dato molto importante perché queste partite si giocano su questi valori, chi segna di più, chi sbaglia di meno. Io ho dato oggi il 100% e penso di averlo dimostrato fino all'ultimo minuto. Volevo continuare però purtroppo anche il Brescia ha meritato di segnare. Anche questo è merito loro. Oggi è stata una grande impresa da tutti. Dai! Una grande impresa da tutti perché non abbiamo mai mollato, mai in difesa e soprattutto non abbiamo mai mollato di testa. Senti, una gara molto difficile, nel senso con le difese molto protagoniste, poi si doveva subito ripartire. Ti saresti mai aspettato una gara 3 così tanto combattuta, così tanto tattica? No, sicuramente no, però questo è il livello italiano che è cresciuto notevolmente. Siamo le prime due squadre prime del girone di Champions, quindi merito di tutte e due le squadre. Il livello del campione italiano si è alzato e quindi ci sono società che stanno investendo nella pallanuoto e questo è un bene anche soprattutto dopo un periodo molto difficile quale il Covid. Senti, proprio in ottica Champions c'è la possibilità di incontrare Brescia, solamente in finale sarebbe la conclusione di una stagione fantastica per la pallanuoto italiana. Sì, sarebbe una cosa eccezionale, veramente. E poi lì daremo anche un'altra volta tutto per tutto. Grazie mille a Marco. A voi la linea, sperando che Roberto Valdata con le sue telecamere sia riuscito a inquadrarci, perché sì, la bolgia qui nella piscina è altissima. Adesso c'è il Recco che fa festa qui a Bordovasca prima della premiazione e io direi che hai campo libero Lorenzo anche di prendere qui Pietro Figlioli che ha girato alle tue spalle. Figlioli, una partita incredibile dove si è segnato poco ma contava il risultato finale. Sì, no, assolutamente alla fine conta il risultato finale. Un metodo di arbitraggio diverso delle altre due gare e penso che ci siamo adattati molto bene alla partita visto poi il risultato che siamo riusciti a tenerli senza segnare per la maggior parte della partita. Quanto è difficile giocare una partita così tattica dove le difese sono protagonista, si segna poco e bisogna difendere tantissimo. Beh no, ogni momento in queste partite con pochi gol, qualsiasi errore può essere devastante, quindi c'è una responsabilità maggiore e una pressione maggiore, però la Prorecco è questa. La Prorecco è questa, diceva Ivovic, una partita dove solo un tuo gol all'inizio ha sbloccato il risultato, sembra quasi una partita di calcio, almeno fino a metà partita eri l'assoluto protagonista, tu e Marco in porta. No, ma nonostante il mio gol, devo dire che noi abbiamo giocato partita proprio come volevamo, in difesa soprattutto, avete visto, non lo so dopo quanti minuti abbiamo preso il primo gol, forse a metà di terzo 26 tempo. 26 minuti. 26 minuti, questo vuol dire che siamo stati presenti dall'inizio fino alla fine della partita. Questa è la casa nostra, abbiamo voluto difendere a tutti i costi e ci siamo riusciti. Abbiamo messo una giusta aggressività che è necessaria per vincere queste partite. Io devo complimentare la mia squadra, hanno fatto una grandissima partita. Devo dire anche complimenti a Brescia che pure questo anno ci hanno messo in difficoltà. È una grande squadra. Finalmente abbiamo un avversario di livello in Italia e devo dire che questa formula per finire il campionato è giusta. Ultimi 6-7 anni abbiamo fatto Final Six, però una partita secca secondo me non è interessante. Toglie pure questo spettacolo, adesso abbiamo visto tre partite belle sia in finale che in semifinale preliminari, quinto sesto posto, piscine piene, questo è il futuro secondo me. La giusta conclusione di una stagione che vi ha visto negli scontri diretti sia in campionato che in Coppa Italia, essere sempre più forti e vincere con il Brescia, avete solo sbagliato il finale di gara 2 forse? Solo in finale, ultimi 4-5 minuti, tipo 4, abbiamo avuto un passo in vuoto, però queste sono le partite dove devi mantenere la concentrazione 32 minuti, noi non abbiamo fatto, nella gara 2 siamo stati puniti, però oggi abbiamo
migliorato, abbiamo visto dove abbiamo sbagliato la gara 2 e oggi siamo stati impeccabili, il risultato avete visto, abbiamo riportato la Coppa dove deve stare. E adesso c'è la possibilità di una bellissima sfida in finale in Champions proprio contro Brescia magari. Io me l'auguro sia a noi che a loro, perché è già un grande risultato arrivare in finale della Champions. Così noi siamo tutte e due squadre, sono prime nei loro gironi, fino adesso abbiamo fatto grande stagione sia noi che loro e vediamo. Adesso noi siamo ultime squadre che hanno finito il campionato rispetto alle altre squadre che partecipano. Spero che questo non si rifletterà alla forma a queste due squadre, perché abbiamo pochi giorni per prepararci per le finali della Champions. Eh sì, perché il 2 giugno è dietro l'angolo. Grazie mille a Ivovic, la linea Davide Di Gennaro. Eh sì, perché mi dai modo di dire anche che per Tommaso Negri e Nicolas Presciutti è il primo scudetto in assoluto della loro storia, mentre per Marco Dellungo e Giacomo Cannella è il secondo consecutivo, visto che lo scorso anno difendevano i colori del Brescia e in estate sono passati alla Prorecco. Ovviamente non si contano il numero di scudetti per tanti altri giocatori, perché veramente hanno vinto e stravinto a livello personale con la casacca in questi lunghi anni, dal 2006 quando il Recco ha infilato la sua prima vittoria contro il Posillipo, vincendo il primo di quella lunga striscia di 14 scudetti. E questo è la ripresa della marcia. A te Lorenzo. Con il presidente una grande festa per Recco, per la pallanuoto italiana. È mancato forse il gol almeno nei primi 26 minuti, 1-0 solamente, una partita molto, molto tattica, però alla fine è venuto fuori il Recco. Beh, una partita con grandissima tensione, perché sono successe cose clamorose nelle prime due partite, in entrambe le partite c'era grande tensione, chi l'avrebbe sboccata prima era chiaro che poteva avere un vantaggio, però io penso soltanto a questo, alla stagione, 13 punti di vantaggio nei loro confronti, abbiamo vinto tutti gli scontri. Penso che siamo una squadra veramente forte, un allenatore ha fatto un lavoro eccezionale, grandissimi complimenti al Brescia, perché per l'ennesima volta ci hanno impegnato, a partire dal capitano che oltre ad essere un fratello, un giocatore clamoroso, tutte le partite, però penso che abbiamo meritato di vincere questo campionato. Un dato, i 26 minuti senza subire gol con Marco Dellungo veramente assoluto protagonista. Guarda, quando giochi quelle partite la palla pesa... Ma neanche spiegare quanto, perché non vedi i passaggi, non vedi le linee, vai distinto e tante volte speri che vada bene. Era evidente che il gol di Cialo penso che abbia rotto gli indugi, due portieri super all'inizio, ma molta poca qualità anche nei tiri secondo me. Però ripeto, tre grandi partite, peccato che non ce ne sono altre. Beh, ce ne potrebbe essere un'altra a Belgrado in finale in Champions League. Beh sì, quello è un altro capitolo, ci pensiamo tra poco. Adesso volevo fare i complimenti veramente ai ragazzi, a questo pubblico e al nostro patron Gabriele Volpi, che ha reso possibile questo che dalle altre parti del mondo non esiste. Grazie. Va bene, grazie mille al presidente. Davide, a te per la conclusione. Adesso è il momento della premiazione, con il Brescia che riceve la targa e la medaglia del secondo posto. Anche il primo scudetto era assente in tribuna, Zeno Bertoli, anche per lui il primo titolo italiano conquistato nella scelta tecnica, nelle rotazioni del tecnico del Recco. È finito in tribuna, eccoli qui i giocatori del Brescia. Ha peccato davvero Francesco, lo scorso anno era sulla distanza delle 5 partite, quest'anno l'equilibrio che abbiamo visto avrebbe potuto portare probabilmente questa sfida ad avere un'ulteriore coda. Gli impegni internazionali e soprattutto il mondiale di Budapest, che è alle porte, purtroppo, rivoluzionato sì. Il calendario della LEN e quindi anche la Champions League, che è andata a comprimere il campionato italiano. Se pensiamo che Sandro Campagna avrà davvero neanche poco più di 2 settimane per poter preparare un campionato del mondo, quando di solito almeno ce ne vogliono 5, 6, 7 o almeno un paio di mesi, questo dice lungo sul fatto che ci priva di questo spettacolo di oggi, che poteva essere 5 splendide partite tra due autentiche protagoniste del nostro campionato, e ce l'auguriamo in bocca al lupo ad entrambe per quello che sarà il weekend di Belgrado.
Ed eccoli lì i giocatori del Recco pronti a ricevere intanto la medaglia d'oro per questa conquista del titolo 2021-2022 dopo la riga nera sull'albo d'oro dovuta alla pandemia e la vittoria del Brescia nel 2021. Torna in vetta al trono d'Italia la Pro Recco che vince il suo 34esimo titolo alla 12esima finale con il Brescia, la decima consecutiva per un parziale che vede la formazione ligure avanti per 10-2 in queste finali scudetto nei confronti del Brescia. Ovviamente festa in acqua per tutti i bambini della Juniores, molti sono anche figli o nipotini degli stessi giocatori, abbiamo visto il bambino di Younger, abbiamo visto la vittoria del Lungo in braccio a Marco del Lungo, saltare e inebriarsi della festa del papà e di tutta la squadra del Recco che adesso stappa lo champagne prima di ricevere la coppa dello scudetto. Eccoli qui i tifosi sempre presenti alle partite della squadra biancoceleste con i fuochi d'artificio che adesso partono qui a Punta Sant'Anna. La pallanuoto è tornata a casa, il Recco è campione d'Italia 2021-2022 con la festa qui alla piscina Antonio Ferro di Punta Sant'Anna in questo splendido scenario con dietro Punta Chiappa, il mare e la costa ligure meravigliosa che fa da cornice a questa finale scudetto. La pallanuoto che vorremmo essere e speriamo che lo torni ad essere estiva, giocata nelle piscine all'aperto, anche in mare se fosse necessario, ma che ritorni a conquistare l'estate italiana, l'estate e i porti degli italiani per trasmettere questo straordinario spettacolo di una pallanuoto a cielo aperto. Sì, in cornici di questo genere ci sono diversi impianti in tutta Italia che potrebbero davvero fare da cornice ad un campionato che potrebbe andare a prendersi lo spazio che viene lasciato dagli sport diciamo maggiori, il calcio fra tutti. È una discussione che spesso aleggia agli addetti ai lavori, è chiaro che dovrebbe lasciare lo spazio alle competizioni internazionali che dovrebbero invece compiersi in inverno, lasciando appunto ai vari campionati estivi quelli appunto nazionali. E allora un flash ancora con Lorenzo Leonarduzzi che è il capitano del Brescia. Dal capitano del Brescia avevate detto proviamo ad andare a Recco a rovinargli la festa dopo gara 2, l'avevi detto, invece è venuta fuori una partita molto strana, 42 gol nelle prime due partite, solo 7 quest'oggi. Beh, sicuramente è stata una partita molto più fisica che delle altre, si è visto anche in acqua anche con dei colpi propini che potevano essere sanzionati. Usciamo da queste finali orgogliosi comunque di quello che abbiamo fatto, perché portare questa squadra a gara 3 e giocare come abbiamo giocato lasciandoli a un gol per tre tempi, due gol, con rammarico sicuramente di gara 1 perché una decisione che è quella che è stata a mio avviso il finale di gara 1 brutta, perché bisogna migliorare sicuramente con delle prove di buco, dobbiamo migliorare questa cosa perché scendono in acqua dei giocatori che fanno di questo sport la propria vita e si allenano al 100% e ne vale lo spettacolo. Nulla toglie, ma comunque la Pro Recco e facciamo i complimenti perché comunque l'ho detto, sul campo vince, gli stringiamo le mani, una squadra attrezzata per vincere, la preparava festa in casa, sono riusciti, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ma dobbiamo migliorare molto ancora, soprattutto in queste partite, perché abbiamo avuto le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Adesso magari c'è la rivincita in finale di Champions. Certo, la stagione non è finita, in Champions abbiamo 2 giorni, 3 per recuperare e poi ci sarà ancora la battaglia, dobbiamo resettare, ma la Champions è tutt'altra cosa, quindi anche un altro tipo di gioco europeo e andiamo in Champions per giocarci comunque le nostre carte come abbiamo fatto anche adesso, quindi
niente, complimenti, peccato davvero, ma ci siamo. Grazie mille, a voi la linea. Grazie a Cristian Presciutti. Allora, su queste splendide immagini di festa del Recco, con tutta la squadra sotto il suo pubblico festante qui alla piscina Antonio Ferro, io ringrazio Alessandro Gargiulo per il coordinamento giornalistico, Roberto Valdata che ha guidato le telecamere di Rai Sport, Paolo Tizianelle che ha messo in atto con le sue grafiche i dati che in qualche modo ci hanno accompagnato in queste partite. Grazie a Lorenzo per le emozioni che hai raccolto a bordo vasca. Grazie a voi e un bocca al lupo alle due squadre per la finale di Champions. E allora, da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, l'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Sport. Il Recco è campione d'Italia 2021-2022.